1929 Topolino arriva sui nostri schermi e si afferma come uno dei personaggi più popolari. E ricordiamo anche che la Fiat chiamò, anche se in modo piuttosto informale, mai ufficiale, la sua 500 Topolino. E, un po' per come il muso, l'aspetto, ecco, della carrozzeria, eccetera. Però ci fa anche capire di quale simpatia, di quale popolarità godesse il personaggio di Disney. I corti di Disney arrivano appunto alla fine degli anni 20, si giovano fin da subito anche del sonoro, della musica, del rapporto quindi con della capacità di suscitare, di solleticare un po' tutti i nostri sensi, e aveva anche una qualità dell'animazione, una fantasia, una vivacità che colpì la fantasia del nostro pubblico, si affermò anche per questo, un po' con tutti i personaggi. E una decina d'anni dopo, nel 1938, arriva in Italia Biancaneve e i Sette Nani, che è il primo invece lungometraggio. Complicatissima, estremamente onerosa anche dal punto di vista dei finanziamenti, dei meccanismi realizzativi, ed ebbe un successo straordinario. Si affermò come uno dei campioni del nostro box office appunto fin dalla fine degli anni 30, portò sullo schermo il colore nei momenti in cui arrivavano i primi importanti film a colori. Ricordiamo che in quegli anni, anche se da noi non arrivarono subito, arrivarono dopo la guerra. Nel 38-39 a Hollywood furono girati anche Il Mago di Oz o Via col Vento, che sono anch'essi a colori, anche se, ripeto, da noi arrivano più tardi. E da lì in poi Disney si affermò come uno dei campioni del nostro mercato. Disney ha sempre avuto un particolarissimo successo in Italia, è sempre stato molto amato, e anche lui, anche se non era ovviamente un personaggio pubblico, non andava sullo schermo, quando venne in Italia, ci venne un paio di volte prima della guerra, fu sempre accolto con grandissimo favore. Il Duce era un grande fan di Disney, lo ospitò a casa sua, cosa piuttosto rara, e Disney, quando arrivò in Italia, trovò una folla che normalmente si vedeva quando arrivavano i grandi divi come Fairbanks o Mary Pickford e così via, quindi o Chaplin. Quindi è un caso molto particolare, quindi, di produttore che diventa immediatamente divo.